Furto in casa ogni due minuti è il bilancio allarmante dell'ultimo anno. Questo reato ha registrato un aumento record, raddoppiando nel corso degli ultimi 10 anni, secondo i dati del Censis. Si tratta di un aumento molto più accentuato rispetto all'andamento del numero totale dei reati, che sono cresciuti in Italia di circa il 20% tra il 2004 e il 2013, e in controtendenza rispetto all'andamento dei furti di autoveicoli, calati di un terzo, e degli omicidi, diminuiti del 30%. La zona d'Italia più colpita è il nord-ovest. Milano detiene il record con quasi 20.000 furti in abitazione, seguita da Torino, che precede Roma. I ladri scelgono sempre di più le abitazioni private perché oggi negozi, banche, uffici postali e strade commerciali sono maggiormente dotati di sistemi di sicurezza sofisticati, come le telecamere, in grado di scoraggiare chi vuole commettere il reato o di individuarne il responsabile. E anche perché si hanno buone possibilità di trovare in casa un bottino da portare via, con sempre più italiani che preferiscono tenere i propri risparmi sotto il materasso. E a far sentire più sicuri gli italiani, certo non aiutano i fatti e le polemiche relative agli hooligans olandesi che hanno tenuto in scacco il centro di Roma tra mercoledì e giovedì scorso. Mentre il ministro degli interni Alfano destina altri 500 uomini per la sicurezza e il decoro della capitale, la polizia di Rotterdam promette di arrestare presto altri hooligans del Feyenoord che si sono macchiati di reati vandalici nel centro di Roma.